Benvenuti al gioco della vita. Credo che molti di voi lo conoscono già. È un gioco di società che hanno fatto anche per PC. E io e Fede quest'oggi ci sfideremo per vedere chi avrà la vita migliore. Praticamente funziona così. Allora, funziona in questo modo. Prima di tutto si gira per decidere chi parte per primo. Quindi chi farà il numero più alto, ok, ovviamente partirà per primo. Quindi ovviamente come tutti i giochi di società, come si gira? Ah. Vai, io ho fatto 4. Cioè, così devo girare. Sì. Ah, ecco, bellissimo. Io ho fatto 4, quindi credo che Fere mi batta. È riuscita a fare 1. Ero vicino al 10, però. Abbiamo già capito la fortuna di fare in questi giochi. Ok, quindi Steph parte e posso scegliere due cose. Partiamo con 200.000 euro a testa. E devo scegliere se fare una carriera direttamente oppure se investire nell'università, ok, spendere 100.000 di 200.000 che io ho, okay, per avere, diciamo, la possibilità di ottenere dei lavori che fruttano molti più soldi. Ok. Ok. Quindi, cosa scelgo? Io investo sul mio futuro e vado di università a fare. Te lo dico, secondo me ci sta. Pure io. Quindi pure pago io, alla mia bella banca 100.000. E adesso devo girare la ruota per vedere quanto mi muovo. Di una casella, quindi. Di una casella. Okay. Oh, mi ha già contagiato la sfiga. Ok, allora, sfida in passerella. Praticamente ti sfido. Chi fa il giro più alto? Vabbè, ma qui abbiamo già capito. Riceve 70.000. Ho una sfortuna incredibile. E io ho fatto 7. Non è male. No! Ho fatto 7.5 tecnicamente, però. Cavolo, a me servivano. Devi prenderli. Ok, esatto. Eccoli. Caruccio, ok, in questo caruccio momento quindi Fere ha 270.000 e io ne ho 100.000. Ovviamente, raga, quando finisce il gioco vince chi ha più soldi. Quindi è tutto basato su quello. Anche Fere va per l'università. Sì, dai, sì. Se mi hai detto che si possono avere lavori migliori, alla fine ci gira. Sta. Beh, guarda, se hai fortuna, quando tu clicchi carriera ti possono capitare bei lavori, Però devi avere fortuna. Solo 3, vabbè. E tu, contando che continui a fare numeri bassi, diciamo che non ne hai tanta. Io ho fortuna solo quando ci sono i soldi di mezzo, Steph, capito? Ah. Vado? Ok. Non so bene come funziona. Promozione. Hai guadagnato? Ah, ok. Praticamente se facevi 100 prendevi 100.000. 5, 50, ok. 10, 100.000. Se diventerai più ricca, Fere, la smetti? No, è bello avere soldi. Ma devi ancora rigirare? Ah, sì. Non so perché, però ritocca a me. 10. Ah, perché adesso mi devo muovere, giustamente. Che ciao, fortuna. Steph, io sto andando avanti nella mia bella vita senza... Cos'era sta roba? No, no, tutto a posto. Ah, pensavo che fosse uno stop. Ti sei laureata, Fer, congratulazioni. Grazie, è stata veloce questa laurea. Ora devi, ne puoi aprire 2 di 4 e dovrei scegliere tra quelle due che lavoro fare. È molto ironico il fatto che ci sia pilota di aerei per Fere. Allora, io odio gli aerei perché è una paura incredibile, non lo potrei mai fare. Stilista, comunque mi piace la moda, quindi direi ma che... Ma guadagni meno? Mi va bene lo stesso. Ma l'hai letto? No. C'erano 20.000 di differenza per pagamento. No, non voglio andare sugli aerei, Steph. No, 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 no. Voglio rispecchiare comunque. Ma ancora tu devi andare. Perché? Non lo so. Cioè, lei sta finendo il gioco. Io sono a una casella. Ok, 3. Ok. Vabbè, raga. Non, non ho parole. Non tocca mai a Steph. 1, 2 e 3. Ok, praticamente questo è simpatico. Devi girare. Se finisce sul rosso, vinci 30.000. Se finisce sul nero, paghi 30.000. Rosso? Vai. Quindi li ho ricevuti. Ok. Grande. Io non... Ah, devo farlo anche io. Okay, rosso? Vai. No, non me l'ha dato come giro. Adesso faccio nero. Mi hanno detto che vinco oggi, eh. Mi hanno detto che vinco, raga. Mi hanno detto che va tutto bene. Ok, rosso vai. Gira per muovere. Ok, un 6 è un bel numero. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Il giro più alto riceve 70.000. Ok. Fere, mi servono questi soldi. No. Fai da brava. Devo girare di più. Basta, però anche tu ti ci impegni. Grazie, Steph, per tutti questi soldi. Ok, che il mio lavoro paga di meno, ma così me ne stai regalando un sacco. Grazie. Vai, devi andare. Ok, vado. Bellino sto gioco, Steph. Sì, si fanno un sacco di soldi, carino. Ovviamente ogni volta che passi su questa casella ricevi la paga in base al tuo lavoro. Quindi in questo caso 80.000. Bellino, troppo. Di nuovo i soldi, 80.000. Vedi, funziona in questo modo. Ok, ah, ok, di stessa nuovo cosa, quindi lampadina salva energia. Vado. Ti prego, opla, gioco. Grazie, grazie, grazie. Soldi, soldi, soldi. Ma pensare che è la prima volta che ci gioco, quindi e che c'entra, devi solo girare una ruota. Una cioè, Fede c'ha mezzo milione, io c'ho 40.000, raga. Sono una stilista affermata, e adesso sono i 10.
Ok, dai, spero che li vinci tu almeno questi, perché sennò mi inizi a far pena, Steph, non va bene sta roba. 6 5, dai, così sei felice e ti tieni i soldi almeno per una volta. Sono felice, ma ho fatto di nuovo una casella di movimento. Ok, vado. Ma non è giusta sta cosa. Oh, finalmente. Questo è giusto. Non mi devi stare a portare sfiga, però, Steph. No, questo è giusto. Ok, avvenimento importante. Puoi decidere se sposarti con una pedina rosa o una pedina blu. Ah, perché è un gioco che ti dà qualsiasi scelta, giustamente. Giustamente, facciamo pedina blu. Ok, quindi ti stai sposando. Credo, giusto? Ma non posso sposare con te, cioè... È il momento del matrimonio, oh, no? Oh, mamma mia, Steph, che emozione! Dov'è la mia pedina blu? Adesso arriva. Dov'è? E che carini, guarda che bellini, Steph! E adesso sei sulla decapotabile. Bellina, okay. Bellina. Ok, bellino. Devi rimuoverti tu, ovviamente. Perché Steph non si muove mai in sto gioco. 9. Ma perché? Boh, ho preso soldi, ritocca a me. Perché mi sono sposato e quindi il mio regalo di nozze. Sì, non mi lo sa so. Che è girato per il regalo di nozze e non per il movimento. Ok. Vediamo se almeno ho fortuna. Ah. 1. Bello. Bello l'astronauta. Però neurochirurgo 130.000, raga. Qua si fanno ma i soldoni. Dovevi scegliere col cuore. L'astronauta era meglio, no. Steph, dovevi andare nello spazio. Vediamo. Ok, 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 ok. Vai, 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 che qua si va. Adesso io vengo pagato 130 ogni volta che finisco lì. Okay. E quindi fai le faccio soldononi. Guarda come sto già recuperando. Ma ti sei venduto, avresti dovuto fare l'astronauta. Oh, il neurochirurgo è un lavoro importantissimo nel mondo. Guarda, stai zitto. Guarda, bello sto 2, brava, Sei fortissima. Complimenti, Ti recupero, Fere. Ti recupero. Scegli una nuova carriera. Hai portato... No, che fortuna. Perché? Guarda che ti è andata benissimo. Ma io avevo fallo stilista. Guarda, no, raga. Cioè, avevo un lavoro da 80.000. Non sapevo neanche che in questo gioco potessero capitare carte che ti fanno cambiare. Vabbè, è probabile che io comunque avrei portato... Se avessi un lavoro in ufficio, fai schifo. L'avrei portato il mio gatto, quindi... Comunque dai, prenditi il veterinario perché tanto... Perché io scelgo col cuore, Steph. Brava. Non scelgo il lavoro in base ai soldi come fai tu. Sei un venduto. Oh, così si lancia. Bravo, Steph. Dai che la recuperiamo. Vai ancora avanti, mia bella pedina blu. 1, 2, 3. Ok. Sei sposato con una pedina blu? Esatto. Perché? Rompono meno le scatole, Fere. Potessi scegliere e fare questa di scelta. Però ci sono sta. Nato in un modo e mi devo arrangiare. Oh, che bellini che siamo. Guardali. Yeah. Ok. Allora, ma posso andare ancora avanti? Ah no, questo qua è il regalo del matrimonio. Ok, mi è andata bene. Okay. Quindi 50.000 di regalo. E adesso quanto mi muovo? 7, però pago a te. Perché praticamente ogni lavoro ha il suo numero fortunato. Se ti capita quel numero, paghi l'altro. Ok. Di poco, però un pochettino ma paghi. Ma mi stai superando. E anche la paghetta. Ma dai. Ok, il giro più alto riceve 70.000. Okay. Vai, sfida tra me e Fere. Chi fa il giro più alto adesso diventa il più ricco. 8. Difficile superare un 8, eh. E infatti, difficile. Quindi ti ho superato e sono diventato più ricco di te. Maledetto. Vedete quando si sceglie la strada con più soldi invece che la strada vincerò del cuore. Vincerò perché ho scelto tutto col cuore, Steph. Oh, vabbè, bel lancio. 7, vai, non un male. Bel lancio. Ok, quindi adesso mi risupera. Fra poco dobbiamo fare una scelta di vita di nuovo e okay. Decidere se prendere la strada della vita. Cioè, cosa vuol dire quindi strada... Allora, praticamente tu puoi decidere di fare... no, questa non è ancora quella scelta. Tu puoi decidere di fare degli investimenti immobiliari. Ok. O di non farli. Quindi puoi decidere, tipo, di comprare delle case sperando di riuscire, quando finirà il gioco, a venderla di più. Oppure rimanere con i tuoi soldi e vincere perché hai più soldi degli altri. No, voglio comprare una casa. Quanto costa? Ok. No, praticamente adesso tu fai compra e devi scegliere come con la carriera. A caso. Ah. Ok. Funziona in questo modo. Ok. Praticamente il prezzo di acquisto in questo caso tipo è 250. Ok. Ok. Tu giri per i 200 o 300. Praticamente girando la ruota deciderei se ci guadagni o se ci perdi i soldi. Sono costretto a scegliere la casa vacanza perché per l'altra poi non ho i soldi. Andresti in debito con la banca. Non è un grosso problema perché poi no, li puoi recuperare. No, la casa vacanza secondo me poi si affitta bene. Ok, quindi... va bene. Vuole fare la strategia. Quindi per ora devi pagare questi 250.000. Ok, e vediamo come va. E girerai alla fine del gioco la ruota per decidere il valore di quella casa. Okay. Se ci guadagni o se ci perdi. Spero di guadagnarci. Ok. Caruccio comunque, un botto di roba. È molto carino sto gioco. Mi sa che anch'io finisco sulla casa. No, uno dopo.
Non compri casa, Steph, mi spiace. Ok, riscuoti 50.000 dal giocatore, grazie Fere. Perché? Mi hai denunciato, Steph! Hai trattato male il mio gatto perché sei la veterinaria. Non è vero. Ok, adesso tu stai finendo su appunto il blocco che decide, ti fa fare la scelta di vita. Fare girato troppo poco. Okay. Non te lo conta valido. Nero era quello che voleva di più. Grazie, mi hai appena pagato. Perché? Perché è capitato su 6 che è il mio numero. Vabbè, ma sempre i tuoi numeri sono. Quindi adesso fammi guarda, vedere. Adesso devi scegliere la strada della vita o la strada del lavoro. Scuola serale, continui a lavorare e a guadagnare di più. La vita inizia a fare i figli. Ovviamente anche i figli avranno un valore sul gioco alla fine. Vendo i figli? No, però è, diciamo, è una sorta di giudizio su quanto è bella la tua vita, capito? Dipende, cioè non lo so se fare i figli ti rende una bella vita. No, beh, sono scelte tue. Dai, proviamo percorso di vita, voglio vedere come va. Ok, va bene. Credo che devi rigirare adesso perché appunto inizia il tuo percorso di vita. Ma quanto vale la mia casa? Lo scopri alla fine del gioco. Ah, ok, non Non puoi saperlo fino alla fine. Tu sai di aver comprato una casa e di avere 290.000 perché hai già una casa. Io scelgo scuola serale. Per provare un po' le due vie. Dai, così vediamo anche come va. Pago 100.000 e posso upgradare il mio lavoro? Cavolo, ma era meglio questo. Ah, te lo cambia? Sì. Chi ne avrei dovuto scegliere il percorso di vita? Beh, forse quella è la strada se hai un lavoro brutto. Lavoro. Esatto. Vabbè, ci sta, Steph. Lo stiamo provando il gioco. Vogliamo vedere com'è. Vai, Steph. Grazie. Bellino. Ho scritto un libro, ho guadagnato 40.000. Va bene. Bello, ti ha fruttato bene il libro. I'm so sad. Che scelte brutte che faccio nella vita. Ok, 3. Ti può stare con Fere. Non stai con me. Hai scelto una pedina blu, non stai con me, Steph. Ok, giro più alto. Vediamo chi si prende di nuovo sti soldoni. Anche perché sei già tornata a 4,60, ma c'hai una casa comprata, te. Quindi adesso sei stra in vantaggio. Figli che mi frutteranno un sacco Gira di soldi, la Steph. Ruota, stai zitta. Ah, poco. Peccato, un brutto tiro. E ce li portiamo noi a casa. Oh yeah. 1, 2, 3 stella. Credo sia un minigioco. Allora, clicca il tasto sinistro del mouse per muovere la pedina in avanti. Ah, vabbè, un fermati quando la guardia è vicina, ricomincerà dall'inizio. Ma dobbiamo giocare insieme? Penso di sì. Okay. No, vabbè, è strabello. Lo so. Okay, c'è il Montepremi lì. Ci sono anch'io. Ok, ci siamo. Come si muova? Devi premere il tasto rosso. Ok, ho visto. Yes. Cioè, sei stato un infame, non avevo capito neanche i tasti. Quanti soldi ho preso? Tu sei fatta seconda. Io primo, credo che veniamo pagati entrambi per il minigioco. Ma siamo in due. E io ho preso 100.000. Tu? 70. Vabbè, ma è così poca differenza. Ma non è giusto. Ti ho regalato solo soldi. Ho pensato per essere poi in 4. Non è divertente. Vai. Adesso faccio un solo passo. Scelta di vita. Percorso familiare. Percorso di vita. Scegli tu. Io vado il percorso di vita. Ok. Non voglio fare bambini. Ah, se mi fruttano soldi io sì, capito. Poi sono io quello che pensa solo ai soldi, raga. No, qui bisogna vincere. Quindi adesso andiamo in questa strada. Ok. Ok. 100.000. Credo che abbia più paghette. Non lo so cosa ho scelto, raga. Io non ho idea. Prima volta che facciamo una partita, quindi non so bene dove stiamo andando a parare con le scelte. Fere, che fortuna, riesce ad arrivare giusta giusta lì. E quindi adesso dovrei rigirare scegliendo. Vai. Ok, vediamo se ti capita così una casella figliola. Voglio fare strade diverse, così magari abbiamo diverse possibilità, capito? E vediamo un po' come funziona sto gioco. Ok. 8. Forse no. Li salti tutti i figlioletti? No, ti prego, una, non voglio fare 8 due, figli. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, fai figlioletto maschio. In base alla casella in cui capiti. Oh. Infatti, guarda, cambia e diventi un pulmino. Vai in ospedale. Vado in ospedale a prendi il bambino. Vedi? È troppo bellino, fa troppo ridere. Fantastico. Vediamo un pochettino. Ok, ho la 5. Pedina figlio. A questo punto di nuovo scelta di vita? Ah no, è solo per te quella scelta di vita. Chissà cosa sarà. Infatti. Riscuoti 10k e gira ancora. Come sarà tipo vendi figli e fai un sacco di soldi? Non credo, no. Per... Peccato. 40.000, non mi è andata benissimo, però posso rigirare e andare un sacco avanti. 8. Ok, qua si va. Qua si va, ancora non mi è mai capitata la possibilità di comprare una casa. Che sfiga che c'ho. Ho notato. Ok. Evita i raccogli. Minigioco. Ma solo io faccio capitare i minigiochi, che poi ci guadagna anche lei.
Ok. Vediamo. Raccogli più monete che puoi evitando i prestiti, ha detto. Oh wow. Che è sta roba? Come non funziona? So come si fa, Steph. E quali sono i prestiti? Ah, ok. Quelli rossi? Suppongo di sì. Cavolo, ne ho preso uno. Che strano minigioco. No, ne ho preso uno anch'io. No! Ce l'avevo proprio addosso. Ah! Ok. Quanto staremo facendo? Non lo so. Spero parecchio. Non so come stai andando tu, ma io non troppo bene. Ma neanch'io. Allora, ho preso 3 debiti io e ho preso 28 totale. Io ne ho presi 2. Montepremio 73-78. Hai fatto poco più di tu. Va. Poco più tu. 50-60. Uffa. Questo ma cioè, le sto solo regalando soldi, raga. Ma vi sembra giusta sta roba? Ricco, Steph, ho un figlio, gli devo dare una vita agiata. Che vuoi? La mia pedina figlio deve crescere viziato. Ci si buca la ruota dell'autobus. Vai. Vai. Ok, bel numero, vai. Vabbè, è scelta di vita, quindi lo annulli questo lancio. Vediamo. Che cos'è? Non so per cosa stai girando. Gira per un bebè. Davvero? 3. Cosa vuol dire 3? Oddio. Mi sta facendo rigirare, ho fatto 8 e quindi? E quindi? Non l'ho capito, Steph. Forse se avevi fortuna con quel 3 era troppo basso, avresti fatto un altro figlio e poi girato per continuare a muoverti. Può essere, non lo so. Non ci ho capito molto. Particolare. Allora, 3, quindi mi sto muovendo pochissimo, fermi sta riraggiungendo. Cioè, non mi è mai capitata una casa, mai capitato nulla. Però tu sei pieno di soldi, quindi non una rompere vita orribile. Una, Leo, di casa. Una vita orribile, raga, la mia. 7, almeno mi vinco questi 20.000. Sì. Vabbè, sta. Però sta, 20.000 sta. Non è che siano... i grandi soldi. Vabbè, non è male, dai, non è male. Vai. Voglio un 2. Vai, Steph, non rompere. Un 4 va comunque bene. Salta il figlioletto, quindi non può farsi il secondo figlio. Minigioco, 1, 2, 3 stelle. Ah, ok, ora ho capito come funziona, però, Ti surclasso. Ora l'ho capito. Ti annienta. Ora l'ho capito. Ti distruggo. Non ci provare. Sono pronto. Qua è l'unica cosa dove posso vincere. Qualche soldo. Sei pronta? Sì. 3. Cioè, il tuo non si gira mai. Questa volta avevo capito i tasti, Steph. Hai avuto una fortuna. Il tuo non si girava mai, il mio si girava ogni 2 secondi. È più lento. Grazie, grazie, grazie per tutti questi soldi, grazie. Okay, tocca a me. Sono molto arrabbiato. Ma non rompere, su. 4, ovviamente. Figuriamoci se faccio un bel lancio. 1 mi andava bene stavolta. La voglio una casa nella mia vita. Però avrei la scelta lì, quindi. Ok, 1-5 prendo 20. 6-10 prendo 50. Okay. Ok, 50 li prendo volentieri. Fare? Ah, pure io dovevo fare, ok. Purtroppo. Regalo sempre 50. Soldi. No, tieni, Fere, tieni i soldi per i tuoi figli, la tua famiglia bellissima. La mia e casa. E tutte le cose belle. La tua casa. Io qua non c'ho casa, non c'ho una famiglia, non c'ho nulla. Manco un cane c'ho, secondo me. Dai, perché non ho male, 4. Almeno 4. Almeno quello. Mo capita su una casa, guardate. Compra, sì, io voglio investire sull'immobile. Potevo anche scegliere di vendere la mia, hai visto? Io so cosa conviene qua. Ma il mulino a vento un po', vabbè. Ci sta. Ci sta. No, non so quanto mi possa fruttare un mulino a vento nella mia vita, però era meglio del monolocale. Dimmi quindi. Che finisco sulla scelta di vita. Ok, per fortuna. Allora, strada rischiosa o cammino sicuro? E io qua ormai rischio. Tentatela, ormai c'ho una vita schifosa. Che rischio faccio, raga? Non rischiamo nulla qua. Non rischiamo proprio nulla. 9. Me la faccio tutta ad un fiatto sta strada rischiosa. Oh mamma mia, ma le pedine rosse. Ma sei pure nella lava. Cioè è rischiosa per davvero. Ok. Prenderti i soldi, vai. Sì. Evita i raccogli, di nuovo. Di nuovo i mini. Tutti tu li becchi, Steph. Lo so. Riscuoti 10k e giro dalla banca. Ti viene regalato un castello gonfiabile. Bello sto lancio. Quindi 80.000. Ok, basta. Era okay. Solo quello. Pensavo fosse anche il riandare. 8 anche Fere.
Vediamo. La casa la skip anche lei. 100.000. Si prende gli altri 100.000. Mi sa che quella casa rossa è fine del gioco. Ci siamo allora. Sì. La resa dei conti. 7, ti devo pagare 20.000. Prenditeli. Ok. Vediamo. Forse ho finito, Uno. È finito. Due, tre, quattro, cinque. E devo scegliere tenuta da campagna o residenza dei milionari. Residenza dei milionari. Ma tu sei pieno di milioni. Sono 2.200.000, raga. Almeno me ne sto nella villona. Fatemi vedere un po' qui. Oh yes. Oh yes, babe. Vai. Ma vediamo. Quindi rimango solo io in gioco? Cioè sì. Come funziona? Ma certo che facendo due non è che vado molto avanti. Due turni. Oh no, c'è un giro di ruota. Oh no. Oh no. Oh no. Tra tutte le cose, Fede. Proprio il minigioco. Ma devo giocare da sola. No, devo giocare pure io. Cioè, hai finito, no. Sei bello che è andato. No, ci sono anche io. Ti distruggo. Ti annienta. Questo decide chi vince. Perché ci sarà una differenza di 20.000 tra me e te. E lo decide questo Ma gioco. Non è vero. Tu hai 1.000.000 in più di me. Ma tu hai le case da vendere. No, mi ha beccato. Volevo fare lo sprint finale. Yes. Questi soldi mi faranno vincere. Tenetelo a mente, raga. Succede davvero. Hai fatto una vita da schifo. Oh! Egoista. Oh! Orribile. Guarda, non ci credo che vinci. Sto andando a casa con un sacco di soldi. Stai zitto, va. 2.300.000. Ok. Devi rigirare tu perché ci sei solo tu. Fammi un altro bel 2, Tre spero basti, raga. Sì, meno male. Ma qua cosa devo scegliere? Credo che non cambi nulla, è solo una scelta di gusto. Okay. Milionari! Ma smettila! Dopo che ho fatto una faticaccia nella mia vita, mi sono presa il rischio di investimenti, ho studiato, ho fatto un figlio, cioè, ma dimmi te, Steph. Ok. È la resa dei conti. Ricevi un bonus pensione. 100, 200, 300, 400. Tu quanti ne hai? 300. Ho fatto 100.000 in più di bonus pensione. Evidentemente per il tipo di lavoro. Schifo. Adesso vendi le tue case. Non ne ho. Adesso Fere vende le sue case. Qua si decide, raga. Vai. Devi girare, okay. E decidi se ci guadagni o se ci perdi soldi. Tecnicamente mi dovrebbe capitare il nero. Per essere... Esatto. Per averci guadagnato, no? Vabbè. Ci perde 50.000. Quindi tu l'hai comprata a 250 e l'hai venduta a 200. Questo è il più importante. Porca miseria. Signori, entrambi gli investimenti immobiliari vanno male per Fere. Incassa le tue carte azione. Queste non sapevo valessero. Queste non sapevo valessero. Forse la mia vita non era così brutta. Cioè, io voglio vendere il mio figlio. 500.000. No, no, Steph, mi sono rotta. Ho fatto 1.200.000. Non voglio sapere. Credo che chi ha più di queste carte gialle alla fine è messo meglio. Direi, ma da cosa dipendono? Dalle cose che ti capitano? Ah. Casuale. Ok, ho fatto più soldi di te. No, sono arrabbiatissima. Ricevi un bonus figli, vedi? Di quanto è il bonus figli? Ma che ne so, è un fallito, è uno, 50, qua. Fallito! Doveva valermi almeno 100, sto figlio del cavolo. Ripaga i prestiti, tutto a posto per entrambi. Basta, è bruttissimo sto gioco. Me ne torno, me ne esco, basta Steph. Ho fatto una vita sopportandomi un figlio, investendo e perdendo soldi. Tu non hai fatto una ceppa da quando sei nato, non hai fatto nulla e vinci pure. Guarda, questo vedi? È un insegnamento di vita. È un brutto insegnamento, no? In ogni caso, ci fermiamo così. Il video ovviamente, raga, uscirà parecchio lungo perché volevamo mettere la partita in un solo video e non fare due video. Speriamo comunque che vi sia piaciuto. Qua sotto compaiono altri video. Fateci sapere se vorreste rivedere una seconda partita per la rivincita di Fere. Lasciate tanti like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!